Buongiorno, pensavate che fosse finita la parte in cui non riuscivo a vloggare? Ebbene no, anche oggi sarà una giornata un pochino caotica perché come vedete è molto presto, accompagnerò i miei in aeroporto e dopo aver fatto ciò oggi pomeriggio ho un incontro con un'autrice che fa fumetti che io in realtà non conoscevo, però una persona che conosco mi ha detto guarda vuoi venire e io ok, e dopo aver fatto ciò andremo in questo negozio di seconda mano perché io sto cercando delle scarpe per la Lapponia e magari anche dei pantaloni da neve, però se non li trovo lì vabbè andrò in un altro posto che ho già in mente. Poi boh, magari faremo altre cose insieme, mangeremo qualcosa, quindi raga non lo so se oggi riuscirò a leggere tanto, anche se effettivamente ho il ritorno in autobus dall'aeroporto in cui potrei leggere qualcosa, però vi devo dire la verità, ho molto sonno, quindi non so se riuscirò a farlo perché non so se riuscirò a stare concentrata. E tra l'altro io lunedì ho una presentazione e siccome mi è stati qua e mi hanno non monopolizzato perché non è vero, però comunque ho passato molto tempo con loro, devo iniziare a ripetere per quella presentazione, che in realtà non è che devo ripetere chissà che, però almeno un pochino vorrei farlo, ecco. Comunque ora finisco il mio, come si può chiamare questo? Un succo al cioccolato? Poi metto le scarpe e vado fino in hotel dai miei, che tra l'altro è un hotel fighissimo. Sono molto gentile tutto quanto, quindi ho molto fan. Appunto da lì prendiamo il taxi e andiamo at the airport. Ovviamente siamo arrivati 3000 ore prima e c'è un solo bar qua e non è aperto, quindi ora sto aspettando che i miei vengano qua da 7-Eleven, che c'è la macchinetta del caffè e le brioche e mangiamo finalmente qualcosa. Una buonissima colazione da 7-Eleven, io mi sono presa la cioccolata calda, una banana e qui da qualche parte c'è un croissant con la cioccolata. Yay. E sono andati, non si apre la porta, che palle, ok. Io mi sono presa il biglietto dell'autobus. Oh cazzo, ma è qua? Sì, a quanto pare era il mio autobus, quindi ora siamo appena partiti e io torno a casa che devo preparare la mia presentazione. Prima di andare a casa sto un attimo andando al centro commerciale dove c'è questo outlet dove ho preso anche pile che mi avete visto ieri e oggi, quello arancione. Vado a vedere se hanno dei pantaloni da sci che non costano tantissimo, anche perché io letteralmente non vado mai a sciare, però ho visto che tutti hanno i pantaloni da sci di quelli che stanno andando in Lapponia adesso. Niente raga, sono in bus e mi sono resa conto che non ha senso andare al centro commerciale perché suddetto centro commerciale è chiuso perché apre alle 10, quindi adesso vado fino dove dovevo andare, cambio, prenderò un autobus o un tram. Ma che palle, sono finalmente a casa quindi posso aprire il mio calendario dell'avvento. Giorno 3 l'avevo visto ieri, ma ora non mi ricordo più dov'è. È letteralmente davanti a me. Coppia con cane, molto divertente. Vediamo un po' che cosa troveremo dentro. Un Ferrero Rocher, letteralmente la mia cosa preferita, no? Non vedo l'ora di mangiarmi. E penso che me lo mangerò mentre mi ascolto un episodio di Bouquet of Madness, perché ho voglia di riposarmi un attimo, poi inizio a ripetere la mia presentazione. Beh, grazie per essere venuti qui, che abbiate fatto poca o tanta strada. Al posto di fare quello che realmente avrei dovuto fare, cioè ripetere la mia presentazione, mi sono messa a montare il vlog che per voi sarà quello di settimana scorsa. E per me è quasi ora di andare, o almeno di prendere il tram, per andare appunto a questa presentazione letteraria, quindi spero almeno di riuscire a ripetere un pochino per la mia presentazione, anche se ho i miei dubbi in questo momento. Finalmente ho finito di rivedere il video, lo sto esportando e mentre mi preparo, mi sa che inizio a ripetere la mia presentazione. Così come al solito uniamo l'utile, beh non proprio al dilettevole onestamente, però comunque a qualcosa. Una piccola premessa è che questa presentazione sarà su un essay che io ho scritto e ho già mandato, che ha il tema del cambiamento climatico, ma il fatto che comunque io già ho scritto l'essay vuol dire che io l'argomento comunque lo so, anche perché l'essay l'ho riscritto, l'ho riletto più volte, quindi non dovrebbe essere una cosa troppo difficile. Però comunque non si sa mai quali potrebbero essere i problemi. Comunque quando si fa una presentazione, da quanto ha detto la prof ci si presenta, quindi hello, my name is Sarah, or Sarah, penso che dirò Sarah. I am an Erasmus student from Italy and my presentation today will focus on climate change. Questo qua è il PDF della mia presentazione, che in realtà è abbastanza easy perché
praticamente l'ho scopiazzato, cambiando ovviamente le scritte e le cose da Canva. Ho paura che sia un po' too much, infatti adesso devo provare a cronometrarmi, perché questa presentazione deve durare 5 minuti e la mia paura è quella di parlare troppo. Il punto è che, per come ho scritto io il mio essay, ho bisogno di parlare, cioè di spiegare alcune cose, quindi non lo so, adesso provo e vedo. Primo round di prova, ho parlato 5 minuti e ho detto solamente i tre problemi principali, cioè pollution, temperature rise e plastic. E ok che mi sono un attimo persa parlando delle temperature rise, però devo cambiare il mio PowerPoint e cercare di fare qualcosa di più stringi. Ho rifatto la pagina che ha a che fare con le principali problematiche e probabilmente resterò su questa pagina finché spiego brevemente i tre problemi, ma penso che cambierò altre cose perché sennò lo stile del PowerPoint non ci sta. Ma soprattutto penso che quando torno mi scriverò giù più o meno quello che devo dire, così da essere un pochino più sicura di me. È tutto molto bello e interessante, però adesso io devo andare a questa presentazione, incontro con l'autore, non so bene cos'è. E l'autrice che andrò a vedere si chiama Sophie Lavelle, che è un'autrice transgender canadese, che io non ho mai letto, però se c'è la possibilità di acquistare e non costano troppo, perché no? Ah, e anche se non sono troppo grandi, onestamente, perché sento già che la valigia sta impazzendo, anche se ancora non l'ho fatta. Dopodiché andremo in questo negozio di seconda mano, credo, almeno io andrò, e se ho tempo vado anche al centro commerciale, perché appunto stamattina era chiuso, oppure andrò domani e va bene lo stesso. Detto questo, io sono pronta, quindi direi di andare, anche perché il tram è alle 13.06 e per i miei standard io sono in ritardo. Comunque, piccolo update musicale, io oggi mi sono accorta che i Pinguini Tattici Nucleari hanno pubblicato un nuovo album. Io non sono iper fan, però comunque mi piacciono abbastanza, quindi ora penso che continuerò ad ascoltarmelo, perché non ho ascoltato tutte le canzoni, però la mia preferita per adesso era Zen, pare si chiamasse così, anche Hold On, carina. Devo dire che anche Melting Pot spacca. Comunque io ora devo aspettare un'altra persona, quindi ovviamente non so quanto riuscirò a vloggare, questo è il mood di tutti i miei video, però spero che questa presentazione barra questo incontro sia bello. Voglio dirvi una cosa tipicamente svedese prima di non parlarvi più per un po' probabilmente, e cioè che il tram doveva passare alle 13.06, sto stronzo è passato alle 13.02 in anticipo, cioè in Italia una roba del genere mai. Comunque io non l'ho preso perché l'altra persona deve ancora arrivare, però niente, cioè assurdo, 4 minuti prima, pazzo. Really, if I try to lend something in English to my mom. Oh, yeah. Here, I'm so glad, and just keep, please keep going. I love your cartoons and that's okay. Ho fatto un po' di danni, infatti ho preso 3 comics e un libro, tutti sono autografati, e in uno, forse nel libro, sì, mi ha fatto una renna, mi ha chiesto quale animale volevo che disegnasse, ho detto reindeer. Però è stato molto interessante, non ho fatto video durante perché uno ero in prima fila e due perché volevo ascoltare, però non vedo l'ora di leggere almeno i fumetti, che penso che farò magari anche stasera. Sono appena tornata a casa, ma raga, sto malissimo, non so che mi succede, penso che sia un po' la disidratazione, la stanchezza, perché ovviamente ho dormito poche ore o comunque meno rispetto al solito. Ho un sacco di mal di testa e ho solo voglia di andare a dormire, quindi non penso che stasera riuscirò a fare qualcosa riguardo la mia presentazione, perché proprio non ce la faccio mentalmente, ma va bene così. L'unica cosa che voglio fare adesso è prendere le mie pastiglie per il mal di testa e buttarmi a letto a dormire. Prima però vi mostro i libri che ho preso. L'autrice si chiama appunto Sophie Lavelle, questo è un romanzo chiamato Ciel, tutti questi libri si trovano solamente in inglese o francese, anche su Amazon ovviamente, e questo qua è il libro in cui ho nella dedica la renna. Poi ho preso questi 3 mini fumetti, questo qua si chiama Camp Fabulous e all'interno solamente è scritto To Sarah, stay hydrated, grazie per avermelo ricordato. Successivamente abbiamo The Scarf, dove all'interno To Sarah with love, e l'ultimo, qui ha parlato un po' anche durante questo incontro, è stato Help Everyone in My Life is Turning Gay, e qui c'è scritto To Sarah, it was a pleasure to meet you in Gothenburg, with love, Sophie. E onestamente almeno uno di questi 3 fumetti mi piacerebbe leggerlo durante questo weekend o comunque prima di andare in Lapponia, perché comunque sono molto molto corti, cioè questi qua sono 2, come vedete non sono lunghissimi, quindi devono essere anche abbastanza veloci da leggere. In generale i suoi libri e comic book hanno la tematica dell'essere transgender, in particolare in giovani adolescenti, che è una tematica di cui abbiamo davvero tanto bisogno
sogno sempre e comunque. Buongiorno, è molto tardi, me ne rendo conto, mi sono già pentita di essermi svegliata così tardi, ma non ho messo la sveglia perché volevo un po' riposare, perché mi sentivo veramente molto stanca. Il problema è che stanotte alle 4 mi sono svegliata perché non riuscivo più a dormire, avevo mal di pancia, mal di schiena, male dappertutto. Adesso va abbastanza bene e direi che la prima cosa da fare in questa domenica è aprire il mio calendario dell'avvento, che è la cosa più bella di ogni giornata, onestamente. Quindi apriamo il mio bellissimo calendario della Ferrero, il numero 4 è questo qui, e apriamo con molta fatica e troviamo un altro QSN. Questo qua non l'avevo già trovato tipo l'altro ieri, proprio identico. Va bene, la prima cosa da fare stamattina è assolutamente rivedere il mio PowerPoint e caricarlo, perché infatti devo caricarlo su Canvas, che è il sito dove si carica tutto quanto per l'università qua in Svezia, entro domani. Ma io volevo caricarlo ancora ieri, ma poi mi sono resa conto che appunto non andava abbastanza bene, quindi ok, tutto a posto. E ho come la sensazione che dovrò rifare tutto il PowerPoint, perché attualmente mi fa un po' schifo, quindi mi sa che faccio prima rifarlo tutto, poi provo a vedere se effettivamente rimango nei 5 minuti in cui devo parlare durante la presentazione, di cui tra l'altro stanotte ho fatto un incubo, perché why not, e poi inizio a ripetere questa cavolo di presentazione. Vi giuro che non ne posso già più, non vedo l'ora che sia domani sera quando già avrò fatto tutto e potrò essere un po' più felice. Ho appena passato più di un'ora a cambiare tutto per poi capire che mi fa abbastanza schifo e quindi penso che tornerò al mio PDF originale e amen. Farò dei cambiamenti in quello che avevo fatto all'inizio e mi sono anche messa a scrivere una specie di discorso, così anche da vedere quanto effettivamente ci metto a dire tutto, e onestamente sto iniziando ad avere paura. Questo qui è il mio discorso e in realtà è un po' corto, perché infatti quando mi sono cronometrata ci ho messo 3 minuti e 40 e il mio massimo deve essere 5 minuti, quindi io volevo rimanere sui 4 minuti e mezzo. Adesso però proverò a ripetere senza effettivamente proprio leggere, ma semplicemente cercando di esporre come farei normalmente. Inizio già a sentire molta ansia. Ho ripetuto un paio di volte e mi sento abbastanza ok per poter caricare, se ci riesco, il mio PDF della presentazione, che appunto devo caricare entro le 14 il giorno della mia presentazione, cioè domani. Però vabbè, io lo carico adesso. Quindi prendiamo il mio PowerPoint e lo trasciniamo qui e premiamo con molta ansia invia compito. Comunque volevo fare un attimo di pausa, svagarmi un po' prima di iniziare a fare la seconda cosa della giornata, che è fare i miei compiti per l'altro corso che sto seguendo di lingua inglese, e mi sono detta vado un attimo su Netflix per vedere una cosa. Mi viene fuori questo messaggio: sei in viaggio, è da un po' che non accedi Netflix da casa, alcuni contenuti potrebbero non essere disponibili quando sei in un altro paese. E io Netflix ti dico, ma porca di quella paletta, sto in Svezia da quasi 5 mesi e tu me lo dici ora? Comunque penso che mi guarderò Disclosure, perché Sophie Labelle dell'incontro con l'autore di ieri l'aveva consigliato di guardare ed è nella mia lista tipo da forever. Onestamente non ho molta voglia di fare cose, però mi devo mettere a fare i miei 3 capitoli per English Language, chiamato anche da me il corso che mi mette ansia. Penso che farò un pochino come l'altra volta, cioè che da una parte avevo il testo e dall'altra parte avevo le study questions, così faccio le due cose in contemporanea e sì, ci metterò un bel po' a fare tutto, quindi sicuramente non lo finirò oggi, però voglio almeno provare a fare il più possibile, anche se da quanto vedo sono capitoli lunghissimi. Benissimo, il primo capitolo che devo fare si chiama Baby Burn Talking Describes Heaven e la mia predizione è che sarà su il baby talk, appunto. Buongiorno a tutti, avete capito bene, leggete bene, è il lunedì, il giorno dopo, perché dopo che ieri ho letto un po' di pagine, che tra l'altro avevo totalmente sbagliato, non si parla dal baby talk ma va bene lo stesso, diciamo che semplicemente mi sono persa e non ho fatto niente di quello che dovevo fare, e siccome non voglio lasciarvi con l'attesa di sapere com'è andata la mia presentazione eccetera, vi porto con me anche in questo lunedì e poi inizieremo un altro vlog, è tutto molto incasinato però non importa raga, ce lo teniamo, va bene lo stesso. Oggi devo letteralmente fare di tutto perché devo ripetere almeno un paio di volte per la presentazione, che vabbè è alle 3, quindi ho tempo, io poi sono la penultima quindi
ho ancora più tempo per ripetere mentre ascolto gli altri, ma soprattutto devo leggere quei 3 capitoli per il corso che mi mette ansia, di cui tra l'altro anche stanotte ho fatto un incubo. Perché certo, cosa vuoi fare di notte? Fare bei sogni con gli unicorni? No, ovviamente fai incubi dove c'è la tua relatrice della tesi che ti dice su perché non hai risposto abbastanza bene alle domande di questo corso. Cioè, vi pare che faccio sogni normali? No. Quindi eccoci qui, buongiorno anche a voi. Prima di tutto però apriamo il calendario dell'avvento, così per non sapere né leggere né scrivere cerchiamo anche il numero 5, che onestamente non vedo, però invece è qui con 2 amici, o they were roommates, potete interpretarlo come volete, che brindano. Ho dovuto aprirlo fuori campo perché non ce la facevo. Comunque dentro oggi abbiamo almeno una gioia, cioè un Ferrero Rocher, che mi terrà compagnia mentre ripeto la mia bellissima presentazione. Ok, proviamo a ripetere. Io molto in ansia, però ce la si può fare. Hello everyone, my name is Sarah and I'm an Erasmus student from Italy, and my presentation today will focus on the climate change crisis, and in particular we will talk about the problems related to climate change in the last few years, the climate change deniers, and what can we do to ease the problem of climate change. Ok, ho ripetuto un paio di volte, devo cronometrarmi perché non l'ho fatto, ma adesso sto facendo un'altra roba, cioè sto prendendo i biglietti per tornare a casa a Natale. La mia idea era di non andare a casa a Natale perché vabbè, Natale mi mette ansia e tutte queste cose qua, però nessuna delle persone che conosco rimane qua a Natale e quindi sarei rimasta da sola ed effettivamente è un po' triste. Quindi mi sto prendendo dei biglietti per stare lì 5-6 giorni, tornare qua per Capodanno. Capodanno lo passo sempre da sola, quindi non è che mi rompe così tanto, però magari faccio qualcosa anche io da sola eccetera, ok? Poi rimango qua fino a fine gennaio, ma a voi magari non interessa un cazzo, però questo è. Quindi praticamente parto da qua il 21 dicembre, ritorno a Göteborg il 28, mi faccio così un giro in Italia e passo lì il Natale, bello. Non voglio sapere quanto ho speso per tutto perché ho prenotato 2 voli aerei, ho fatto il check-in di un altro volo aereo che mi ero dimenticata di fare, che è quello di gennaio, ho preso 2 Flixbus, che vabbè quelli non sono costati così tanto, per poi ricordarmi che effettivamente sono le 10, magari mi faccio la doccia perché appunto alle 3 devo essere in università a fare la mia cavolo di presentazione, per poi ricordarmi anche che siccome torno a casa per Natale allora posso fare tutta la questione dei regali, perché infatti quando non pensavo di tornare a casa per Natale ero tipo vabbè chi se ne frega, non faccio regali a nessuno perché non ho spazio in valigia, mentre adesso ho spazio in valigia perché tornando a dicembre con una valigia piccola infilo dentro tutti i regali e alcune cose che insomma posso già portare a casa, quindi devo andare a comprare dei regali. Suppongo che mercoledì sarà una giornata molto interessante, piena di spese. Comunque adesso veramente doccia time perché sennò non la faccio più. Ho perso un calzino, ti prego. No, ok, è qua, ce l'ho. Perché è anche uno dei miei calzini preferiti. Non so se anche voi avete i calzini preferiti, io sì. Penso che durante la doccia ripeterò ancora, perché tanto non mi servono per forza le slide, posso anche ripetere così. Però che bello, sono un pochino in ansia perché ho paura di dimenticarmi le parole. Però le parole che mi devo ricordare perché non me le ricordo mai, non me le ricordo già più. Quindi andiamo un attimo a rivedere. Devo ricordarmi intensive use e large industrial operation. Bene. Transition dal bagno per la doccia come al solito in 3, 2, 1... E rieccoci qua, io devo correre e studiare perché raga sono troppo indietro. Infatti devo continuare a fare le mie letture, le mie study questions, e mi sembra di non avere abbastanza tempo e mi sento già in ansia. E l'incubo che ho fatto stanotte su questo cazzo di corso che mi mette ansia, mi mette ancora più ansia. Quindi ok, va bene, mi calmo e vado. Ho finito di fare le mie study questions per il capitolo 9 e adesso sto iniziando il capitolo 10 e mi sa farò di colore blu, così molto a caso, che si chiama Language Organs and Grammar Genes. E devo dire che in realtà il capitolo precedente è stato abbastanza ok, non parlava del baby talk ma parlava di come i bambini imparano a parlare proprio dal punto di vista linguistico e di tutte le varie fasi linguistiche, e penso che scriverò il mio essay proprio su quello, perché sì, tra l'altro entro venerdì mi sono messa in testa devo scrivere un essay, ma non perché la scadenza è venerdì, in realtà è il 16 ma io sono in Lapponia e quindi voglio metterlo prima. Vabbè, sta di fatto che devo scrivere questo essay 600 parole dove parlo di uno dei vari capitoli, do la mia opinione, altre ricerche eccetera, e quindi penso che lo farò su questa cosa dei bambini perché
uno, è un argomento che mi interessa, e due, non voglio essere quella persona, ma ho fatto psicologia, pedagogia per ben 5 anni, qualcosa magari mi torna in mente. Sono le 13:50, quindi sono totalmente giusta con i tempi. Ho finito anche di leggere il secondo capitolo che dovevo leggere e mi è venuta un'illuminazione mentre stavo leggendo, cioè di prenotarmi anche il Capodanno. Io non sono molto fan del Capodanno, anzi lo detesto, però mi sono detta, voglio fare questa cosa, facciamola. E quindi cosa ho pensato di fare? Io torno in Italia il 28, il 30 di dicembre parto e vado fino a Malmo, che è una città praticamente al confine tra la Svezia e la Danimarca. Mi sto prenotando l'hotel a Malmo, che mi costa poco per 2 notti per gli standard svedesi. Insomma, il 30 arrivo, il 31 vado a Copenaghen, perché con il Flixbus ci si arriva in 1 ora. Passo la giornata del 31 a Copenaghen, più o meno alle 22:15 prendo il mio bus da Copenaghen, torno a Malmo, faccio il mio countdown mentre sono in Svezia e poi il primo riparto, perché why not? Ho prenotato talmente tante cose che a un certo punto, quando dovevo spiegare a mia mamma tutti i miei vari spostamenti, lei non capiva e le ho detto ok, aspetta, ti faccio uno schemino e ti spiego, perché anche durante la settimana che sono in Italia mi vedo con alcune mie amiche e quindi un casino. Vabbè, adesso però mi devo vestire e andare a lezione a fare questa cavolo di presentazione. Io mi sento abbastanza ok, un pochino agitata, però sento di sapere quello che dovrò dire, cioè non è come quando alle superiori avevi ripetuto tipo il giorno prima e andavi all'interrogazione senza ben sapere. Qua mi sembra di sapere le cose. Comunque devo parlare solamente 5 minuti, se mi impapino mi fermo e ricomincio, e le parole che devo ricordare sono overused e large industrial operations. Un velocissimo outfit of the day con maglioncino bianco, mom jeans e i miei scarponcini prefe. Mi sento abbastanza pronta, sto un po' ripetendo nella mia testa, però penso che arriverò in università, mi prenderò il mio caffè, entrerò in aula e siccome sono la settima, quindi la penultima, mi rileggerò il mio testo, mi riguarderò il mio PowerPoint. Ciao raga, va bene, comunque andrà, prenderò un semplice pass, prenderò pass with honors, non importa, l'importante è passare. Ho fatto una brutta scelta a mettermi i pantaloni larghi in fondo perché sta entrando un sacco di aria e oggi credo ci sia tipo meno 2, domani meno 7, mercoledì meno 11. Che dire, bellissimo. Onestamente spero di essere nell'aula giusta, ma credo di sì. Il problema è che ancora non è aperta, la prof ancora non c'è, quindi attendiamo. La presentazione penso sia andata abbastanza bene. Ero molto preoccupata a un certo punto perché vedevo le presentazioni degli altri ed erano fatte in maniera molto differente dalla mia e ho detto cavolo, ho sbagliato. Invece poi gli altri mi hanno fatto 3 domande, perché infatti le domande potevano essere fatte da chi era lì a guardare ma anche dalla prof, e ho risposto ed è andato tutto abbastanza bene. Il problema è che il voto arriverà settimana prossima e io sarò in Lapponia, quindi non so se riuscirò a farvi sapere quale sarà il mio voto. Io ho la speranza ovviamente di averlo passato con honors, ma dubito. Comunque questa qua è la mia vista in questo momento, stupenda, con la ruota panoramica rossa, non rendo onestamente dal video, ma è bellissima. E siccome siamo usciti un bel po' prima, perché solitamente la lezione finiva alle 5, adesso sono le 4 e qualcosa, ho pensato di andare un attimo in centro perché devo andarmi a comprare le cavolo di scarpe per la Lapponia. Infatti l'altro giorno, non mi ricordo se ve l'ho detto, ma sono stata in un negozio dell'usato, non quello in cui volevamo andare, quello in cui volevo andare però comunque oggi è chiuso, quindi mi sa che andrò da Stadium, che è questo outlet che è al centro commerciale, e da Intersport credo ci sia, per vedere se hanno appunto delle scarpe che posso utilizzare per quando vado in Lapponia. Mi ero anche comprato dei pantaloni da sci, ma non mi vanno molto bene, quindi niente, mi attacco al tram, ma li andrò a riportare un altro giorno, perché non ha senso andare fino a casa per poi andare fino al centro commerciale. Vabbè, sta di fatto che adesso appunto vado lì, vedo se trovo queste dannatissime scarpe, poi vado a casa e finisco di fare le mie letture. Mi sto per provare delle cose, in particolare cosa sopra, vestiti normali intendo. Scarpe, raga, che disagio. C'erano delle scarpe perfette, ma ovviamente non c'è il mio numero, perché sia mai. Ce ne sono anche gli altri tipi, ma non ho voglia di provarmi 300 paia, quindi quello che farò è semplicemente provare queste cose qua, poi andare da Intersport, vedere cosa c'è lì. Se non trovo niente, torno qua. Però
non lo so. Prima cosa che mi sto provando è questa felpina pile, non so bene come definirlo, molto carino. La marca è questa qua, che io non conosco. Secondo pezzo sopra abbiamo questo sempre pile, che però si apre solamente qua, che io adoro, e la marca è Hang Ten. Mai sentito manco questa. Però raga, al posto di 50 euro me lo fa pagare 25, quindi direi di sì. Ma tanto sappiamo che il problema non sono i pezzi sopra, ma i pezzi sotto, quindi i pantaloni. Mi vedo già avere un bel mental breakdown. I miei pantaloni mi sono entrati almeno. Questa qua è la marca, non so quanto si veda, però penso che prenderò una taglia più grande perché sono troppo stretti, e se sotto ci devo mettere quelli termici non ci stanno. Normalmente però li avrei presi di questa taglia, però ora ci penso perché non sono al 100% convinta di questi pantaloni. Un paio ovviamente non mi andava perché ci deve essere il mental breakdown. Adesso ho su un paio di pantaloni, dovrebbero essere più o meno la scema, sono troppo stretti, non mi stanno sotto altri paio di pantaloni. E magari vi chiederete: Sara, ma perché ti devi mettere sotto 1000 paio di pantaloni? È perché dove andrò in Lapponia ci sarà meno 15. Ovviamente non sto comprando niente perché mi sono depressa. Prima di andare a vedere la Intersport, sperando di trovare almeno le scarpe. Sono in canottiera, lo so, scusate, ma io ho caldissimo in questa stanza. Comunque io mi sono fatta un bel mental breakdown. Ho pianto per un po', ho ascoltato Body dei Mother Mother per qualcosa come 15-16 volte. Poi ho videochiamato mia mamma, ho parlato un po' con lei, mi sono calmata. Adesso è arrivato il momento di leggere l'ultimo capitolo per quel corso di merda che io odio. Ho zero voglia, però ovviamente ci voglio provare a fare tutto e a rispondere bene alle mie domande, quindi let's go. Questo ultimo capitolo che devo fare per oggi si chiama The Big Bang, e il colore che ho deciso di fare, che in realtà è una cosa molto casuale, però lo cito sempre, è rosa. Non vorrei crederci, ma sto leggendo un capitolo sugli scimpanzé che imparano il linguaggio dei segni. Se potessi spararmi un colpo in testa in questo momento, lo farei. Il mio cervello non ce la fa più, quindi ho deciso che non finirò di leggere, non finirò di fare le domande, perché è molto più importante leggere e capire e non leggere senza comprendere. Anche perché a me delle scimmie e di tutte queste cose qua non è che interessa molto, quindi sono annoiata, è tardi, non ha senso andare avanti, almeno per me. Quindi quello lo lasciamo da parte. Onestamente tutto quello che voglio fare adesso è dormire, quindi mi dispiace che questi vlog siano stati un po' una merda, perché lo sono e lo saranno. Però spero che comunque vi siano piaciuti. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. E noi ci vediamo presto per un nuovo video. E niente, io vado a dormire perché ho un sacco sonno. E domani mi devo svegliare presto. Quindi, bye bye.